Perché digiunare? In questa pagina di Vangelo, Gesù si confronta con i discepoli di Giovanni e i farisei per riuscire a comprendere qual è il senso del digiunare, se sia una pratica fatta solo per se stessi o anche per Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Perché digiunare? È una pratica diffusa in tutte le religioni. Si compie un sacrificio per dimostrare la propria fede. Ma a chi? C'è il rischio di farlo per gli altri, per avere un riconoscimento. Di farlo per se stessi, per sentirsi migliori. Di farlo per ottenere da Dio un premio. E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Gli apostoli stanno vivendo un tempo di particolare grazia, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. È questo il tempo della Chiesa sposa di Cristo. Ma qual è allora il senso cristiano del digiuno? Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Inutile il digiuno che non porta ad un cambio di abito, di abitudine. Il digiuno non è per togliere, ma per donare a Dio. Ridargli tempo, ricostruire una relazione. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Digiunare è lasciare che Dio si riappropri di ciò che è suo. È la novità dell'amore, il vino nuovo di Cristo che ci purifica. La nostra sola volontà non ottiene nulla senza la grazia di Dio. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link qui sotto in descrizione. Grazie e buona giornata.